Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Così sconquassato, alla continua deriva. In un mondo dove la natura ci chiede una tregua. In un mondo dove il saluto è diventato nemico della salute. Restare lucidi è l'unico modo per sopravvivere. In mezzo a tutto questo gran casino, per me non è cambiato un granché. Perché io a stare chiuso dentro ci sono abituato. Sono qui da circa 2 mesi, dentro un appartamento al quarto piano, in un palazzo di un quartiere popolare, in una città incatenata dalla paura e imprigionata nelle ansie. Una lockdown sospesa in un limbo di tranquillità surreale, dove io mi trovo perfettamente a mio agio. Questa è la casa della mia amica ed ex amante Gloria, che mi nasconde da quando sono evaso, approfittando delle rivolte scoppiate nei vari penitenziari all'inizio della pandemia. Mi chiamo Achille e sono un assassino. Condannato all'ergastolo per 7 omicidi. Sono noto alle cronache per i miei delitti efferati, senza sangue e a mani nude. Io adoro strangolare le persone. Mi eccita sentire quel tremolio che attraversa i corpi mentre li sto soffocando. Una cosa che mi è risultata sempre facile. Come strizzare questa spugna? O come lavare i piatti? Io amo lavare i piatti perché mi rilassa e mi aiuta a restare calmo. Ma sebbene io ami lavare i piatti, odio spazzare a terra. Queste cose in genere le fanno gli altri,
subito dopo il mio passaggio. Gloria è la mia ottava vittima ed è la prima volta in cui mi sento un po' in colpa. Ma ormai è andata. Io sono fatto così. Questa è la mia indole. E ognuno ha il proprio destino. Durante la mia vita ho imparato a conoscere me stesso e ad accettarmi per quello che sono. Ma soprattutto ho imparato a restare lucido.